Sonia Viale, neoconsigliere regionale e futuro vicepresidente della regione al confine italo-francese, sullo sfondo questi ragazzi, queste famiglie che cercano di passare il confine. Cosa dice la regione? Al momento di famiglie non ne ho visto solo ragazzoni, alti, ben messi. È un problema di ordine pubblico. Questo non di protezione civile, non è di competenza della regione, io mi sento costantemente col presidente Toti per garantire quello che è la questione legata alla sanità, alla presenza della Croce Rossa, il rafforzamento del 118. È un puro problema di ordine pubblico. Ho sentito Alfano che ha detto che questo è solo l'antipasto, se si dovesse chiudere Schengen arriveranno molti di più. Io dico che è il risultato della politica scellerata di questo governo. Abbiamo sentito il capo della polizia che ha detto gli arrivi dell'anno scorso 170.000, in 60.000 si sono rifiutati di farsi prendere le impronte digitali. Allora un paese così poco serio, perché dovrebbe aspettarsi che un paese come la Francia li faccia passare? Io direi che è la conseguenza inevitabile della politica poco seria di questo paese. Soluzioni? Le soluzioni, io non sono al Ministero dell'Interno, certamente se io fossi Ministro dell'Interno innanzitutto non li lascerei qui, ma con le buone maniere ovviamente li porterei altrove, perché questo è un richiamo. Tra qualche giorno questo luogo può trasformarsi in un luogo di scontri sociali, perché stanno sgomberando da altre parti, da Roma e da Milano, e arriveranno tutti qui.